il limite, ricordiamo, 58-02, il suo record 27 vittorie, 8 sconfitte, un verdetto di parità, proprio quello di Guspini. Salvatore Panni, pantaloncini neri, Colonia Agostino, all'angolo vediamo anche Bruno Arcari, è nato a Cagliari il 10 luglio del 64, ha peso 54,50, il suo record 26 vittorie, 3 sconfitte, 2 verdetti di parità. L'arbitro è il signor Ceccarini di Pisa, i giudici Scarso di Padova, Poppi di Ferrara, Barrovecchio di Roma. Il medico del campionato è il dottor Di Lauro di Napoli, supervisore dell'EBU, l'ente europeo, la signora Enza Jacoponi di Roma, mentre l'osservatore della nostra federazione è l'avvocato Cassino di Caserta. La riunione è organizzata da Elio Cotera in collaborazione con il comune di Gioia Sannitica. E la prima ripresa, ovviamente, l'incontro è sulla distanza delle 12. Ricordiamo Luigi Camputaro, pantaloncini bianco, rosso e verde a strisce con le stelle per ricordare la sua permanenza negli Stati Uniti. Si è fatto scolpire nei capelli Kid Dinamite. Negli Stati Uniti lo chiamano anche Bazooka per il numero e la quantità di colpi e la qualità di colpi che riesce a produrre nei suoi incontri. Ambedue si lamentano con l'arbitro Ceccarini per la testa reciprocamente spinta in avanti. Giungeranno anche a voi gli incitamenti per Camputaro. Interviene Ceccarini invitando i pugili a tenere ben alta la testa. Pani ha detto chiaramente che darà tutto fin dalle prime riprese, fino all'ultima stilla di energia. Camputaro ha risposto: combatterò con molto cervello, senza andare avanti con azioni velleitarie, nulla più. Vediamo, buono il destro di Camputaro. È chiaro, nella categoria dobbiamo prepararci a vedere un numero rilevantissimo di colpi. Ambedue i pugili hanno poi la caratteristica, soprattutto Camputaro, di far uscire dalle braccia anche della propria volontà un numero impressionante di colpi e di quella difficoltà anche di giudicare questo tipo di combattimento. Ancora Camputaro a segno dopo un corto gancio di Panni. Di sicuro i due pugili non hanno avuto neppure un istante del cosiddetto studio, peraltro si conoscono molto bene. Hanno avuto ben 24 riprese fino a questo momento per studiarsi. Termina la prima ripresa. Una prima ripresa di non facile interpretazione. Più aggressivo sicuramente Camputaro. Salvatore Panni ha tentato, peraltro riuscendovi più delle volte, a reagire, a restituire i colpi. Tuttavia una prima ripresa nella quale non vi sono state delle supremazie da parte di uno della profusione, ma sentiamo l'angolo di Panni. Sì, abbiamo sentito Marco Scano, il maestro di Salvatore Panni, a fianco di Bruno Arcari, invitare il proprio pugile a muoversi molto sul tronco e colpire. Molto movimento, è chiaro. Camputaro sta dando subito all'incontro la sua miglior prerogativa, quella dei colpi, cercare in continuazione il bersaglio, questo Kid Dinamite. Ancora il destro di Camputaro a segno, reagisce Panni con colpi al bersaglio grosso, poi un corto destro di Panni a segno. A vuoto ambedue i pugili,
negano, interviene l'arbitro Ciccarini, prova il montante corto Camputaro, parzialmente bloccato dalle braccia di Panni. Due guardi sinistri di Panni, che di sicuro non fa un passo indietro, sa benissimo, volontariamente è venuto a combattere nella tana del lupo, come si vuol dire, e a casa di Camputaro, ed è ovvio che deve dare qualche cosa in più, deve dare tutto per venire a capo di questo incontro. Pedato Camputaro vuole sfruttare fino in fondo l'occasione che gli si presenta, potendo contare sul tifo di casa. Peraltro lui è pugile abituato a combattere sotto tutte le latitudini. Ancora un invito di Ceccarini, l'arbitro Pisano, che dirige l'incontro, a fare attenzione ai due pugili alla testa. Sarebbe un peccato, chiaramente, un incidente proprio in un tipo di incontro come questo. Due pugili fondamentalmente corretti e generosi. E vedete, un corpo a corpo continuo, e qui è anche una lotta psicologica tra Panni e Camputaro, una lotta psicologica per far capire all'avversario la propria supremazia. Panni si abbassa, Camputaro si abbassa, Ceccarini invita ancora a non fare così, a vuoto, destro di Panni, buono. E c'è troppo voglia di fare, per cui ne risente la linearità pugilistica del combattimento. Mettono troppa forza in queste prime riprese i due pugili e ne va a scapito proprio lo stile. Intanto ancora una testata si lamenta Panni, ma vediamo del sangue, un taglio nel Camputaro, un leggero taglio al sopracciglio destro. Eh sì, avevo appena terminato di dire sarebbe un peccato, ma anche Panni lo vediamo segnato di sangue sulla destra, anche Panni. Adesso non sappiamo se è il sangue che esce dalla ferita di Camputaro oppure è un taglio anche per Panni. E hanno cominciato questo combattimento in maniera disordinata i due pugili, grandissima voglia di fare ma poca linearità, grandissimo disordine, grandissima confusione. Termina la seconda ripresa, vediamo che succede. Andiamo all'angolo di Camputaro, vediamo Biligiardi, sì, lo vediamo infatti con il necessario per tamponare ferite. Eccolo qui, l'angolo di Camputaro. Sì, ha puntato quel sinistro. Sì, c'è un taglietto, sentiamo. Respira forte, respira con l'altro. Spostalo quel sinistro, un tuo pezzo e cavici. Veloce, veloce, via. E il superficie sinistro. Lavora col sinistro e poi il montante destro e il gancio sinistro, ma devi fare avvicinarti col sinistro, sinistro dritto. E l'ultimo colpo sembra che la mano sta coppia questo dove. Non ci rimane là. Bene, è stato chiarissimo il suggerimento di Biligiardi, che nel frattempo tampona la piccola ferita peraltro al sopracciglio sinistro. No, Panni ha solo un gonfiore all'arcata destra, nessun taglio, per cui il sangue sul volto di Panni era il sangue della ferita di Camputaro. Una ferita leggera, ma deve stare attento Camputaro. È chiaro che è una partenza ad handicap per il pugile di casa. Incontro su un piano di parità, anche perché di box fino a questo momento se ne è vista ben poca. E sicuramente lo spezzone di combattimento peggiore fino ad ora dei due disputati, fino ad ora dai pugili. A vuoto Camputaro, la voglia di strafare di ambedue. Di nuovo Ceccarini, l'invita alla calma, l'invita a una maggior regolarità di combattimento. Buono il montante di Camputaro al bersaglio grosso. Sinistri di Camputaro, poi montante destro, il gancio sinistro di Panni. Ancora il sinistro di Panni, destro di Panni.
destro di Caputaro, sinistro di Caputaro, è un bel gancio, destro di Caputaro anche, che forse Panni sente. Ancora Caputaro che allontanandosi un po' riesce a trovare il tempo dei colpi, poi va praticamente a vuoto ancora, non ne approfitta Panni. Lega Panni, attenzione. A vuoto Caputaro, Panni va a segno col sinistro, sinistro non forte, non violento, ma deciso ancora Panni. Caputaro ora, Panni risponde, ancora Caputaro, tenta di allontanare con le spalle l'avversario. È un incontro così, Grandissima violenza tra i due, violenza pugilistica, sportiva, ci mancherebbe. La correttezza e diplomatica tra Panni e Caputaro si rispettano. Due professionisti indubbiamente eccellenti. Gancio di Panni e il destro di Caputaro. Ancora Caputaro, che forse in questa ripresa sta mettendo qualche cosa in più rispetto a Panni. Destro di Panni, bello. Arretrando, ancora Panni al segno, anche Caputaro. Legano di nuovo i due. Tenta il montante, l'1-2 Panni. Addirittura ha colpito saltando il pugile sardo. Sangue che esce dalla ferita di Caputaro, è piccola la ferita, c'è anche un leggero gonfiore, ma ora Benito Verigiardi avrà il suo da fare. Ma noi proviamo a sentire, e preghiamo il regista Umberto Orti, azione di microfono all'angolo di Panni, no, qua siamo all'angolo di Caputaro, sappiamo ormai di chi si tratta. Ecco, siamo da Panni, sentiamo. Non mi allenare, mi testo per me, non picare, non mi allenare, ti sto tutto. Quando spingi, spingi lui lui, carica di più lui. Due muri, sei una bella 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 bella. È chiaro tra Marco Scano Arcari e loro pugile. Intanto abbiamo visto un attimo di replay della terza ripresa, una terza ripresa che è terminata su un piano anch'essa di parità sostanziale tra i due pugili. Nessuno ancora ha fatto un passo indietro. Il destro di Panni, colpo pulito questo. Non dimentichiamo che Panni è stato campione europeo per due anni, poi una volta perso il titolo con Reagan non l'ha riconquistato, proprio con il primo incontro con Panni, con Caputaro a Oristano, per cui invece per dire ha una certa dimestichezza in incontri continentali. Tenta il lavoro pesante al corpo Caputaro, si scatena il pugile di Gioia Sannitica. Ancora Caputaro dà sfondo alle sue energie, una testata di Panni. Panni si scusa, peraltro siamo certi della sua involontarietà. Ancora un corto montante di Caputaro che non giunge completamente a segno. Sinistro di Caputaro, gancio sinistro anche di Panni. Incontro durissimo. E a
fare del rosso anche nell'arcata destra di Camputaro. Beh, indubbiamente Fanni ha questa abitudine di tenere in avanti protesa la testa, chissà che i sardi in fatto di testa non sono teneri. Battuta affettuosa questa ovviamente per il valoroso pugile di Cagliari, ma i danni che questa volta Camputaro sta subendo sembrano sensibili e non dovuti di sicuro a tutti i colpi di Fanni. Ora si è aperto un taglio anche l'arcata destra di Camputaro, mentre Fanni continua a colpire al volto, con Camputaro impegnato a lavorare invece al corpo. Sinistro di Camputaro e destro di Fanni. Ancora Camputaro, tette in montante, deve incassare il gancio. Due ganci di Fanni, ancora Camputaro con montante. Sinistro. Ora l'arbitro Ceccarini interviene a controllare le ferite di Camputaro, ma crediamo voglia soltanto pulire dall'eventuale dal sangue. In effetti è così, non sono tagli nella parte superiore. Buono il sinistro con cui Camputaro chiude la quarta ripresa. E andiamo all'angolo di Camputaro, vediamo l'entità delle ferite. Se vogliamo, ma in maniera sportivamente e pugilisticamente ineccepibile,
peccato queste ferite di Caputaro. I presenti qui al campo sportivo di Gioia tentano di incitare a tutta voce il loro concittadino. Questa cittadina di 4.000 abitanti è tutta qui praticamente. Ancora Caputaro e si chiude questa quinta ripresa, e continua questo corpo a corpo, questo testa a testa. Abbiamo a fianco Elio Cotena, che ha allestito la serata. Io continuo a parlare di un incontro particolarmente equilibrato, Cotena, tanti colpi, ma uno a me e uno a te praticamente. Esatto, il classico incontro che diciamo testa a testa si contendono la corona. Comunque è un match abbastanza spettacolare, dal lato spettacolare, molto agonico. Intanto vediamo alcune immagini della quinta ripresa. Solamente che facendo quel tipo di box di pugilato sono soggetti a spaccarsi facilmente, come infatti sono già spaccati a più di una parte, sia Caputaro che Panni. Sì, infatti c'è un leggero taglio anche all'arcata sopraccigliare destra, ci sembra, i Panni, e anche un taglietto sulla sinistra, ma insomma sono piccoli tagli comunque quelli di Panni. È più grave la situazione sicuramente di Caputaro, ma ormai si sa, agli angoli si fanno miracoli. E siamo alla sesta ripresa. Panni in questa fase nella quale Caputaro ha cercato di aprirsi la guardia, ma intanto Panni colpiva per linee esterne, ma riusciva a colpire. Ancora Panni, Caputaro a vuoto, destro di Caputaro, colpo per uno, destro di Caputaro, ancora Caputaro, poi Panni lavora sotto, c'è addirittura una banda a seguire le gesta di Caputaro. Occorre anche ricordare che l'inno nazionale è stato eseguito dalla fanfara dei bersaglieri. Ancora Caputaro a segno, ma Panni non retrocede del passo. Buono il destro di Caputaro, Panni avanti con la testa costantemente, effettivamente a volte è eccessivo questo avanzare con la testa protesa in avanti di Panni, è il suo stile, d'accordo, ma è un'arma in più indubbiamente. 1-2 di Caputaro segno, lavora anche per Sergio Grosso il pugile di Gioia Sannitica. Intanto si sta slacciando un guantone di Panni, o meglio il cerotto a protezione dei laccioli si sta allentando, montante di Caputaro. È un testa a testa continuo, ecco, infatti si accorge l'arbitro, no, si accorge, va a richiamare Caputaro, ma in effetti era il lancio di Panni. Tutto a posto. 1-2 di Panni. Suono all'interno della tenda posta qui nel campo sportivo di Gioia Sannitica è notevole, direi assordante. Ancora Caputaro con un corto gancio a segno e termina la sesta ripresa. È una sesta ripresa che
è assolutamente arduo come le precedenti. Decidere sulla, sul vantaggio eventuale dell'uno o dell'altro pugile. Ora siamo all'angolo di Camputaro. Portalo, portalo, pure non si deve, pure magari deve applicare a capo. Quello che inizia non si deve andare male. Le mani restano anche la parte. Intanto vediamo ancora immagini ripetute della precedente ripresa. Intanto l'angolo di Camputaro, Belizardi sta tentando in tutti i modi di chiudere le ferite, soprattutto quella all'arcata sopraccigliare destra, che appare la più grave e più pericolosa. Vediamo perfettamente organizzati anche all'angolo i reciproci staff dei fusili con guanti, garze, insomma un bel passo in avanti per quanto riguarda la, il settore sanitario nel pugilato. E siamo alla settima ripresa. Destro di Fanno in uscita, a vuoto poi ambedue fusili, sinistro di Camputaro. Camputaro al fegato, al fianchi e Fanni al volto. Oh, testata ancora. Sì. Si lamenta Camputaro, l'arbitro non interviene, ne approfitta Fanni per un attimo. Di Fanni, risponde Camputaro, montata di Camputaro, parzialmente segna. Camputaro si è preparato anche con il fratello per questo incontro, il fratello ricordiamo anche egli ottimo professionista, buono in sinistro di Kid Camputaro. Va a vuoto Camputaro, assegna parzialmente Fanni. A mio avviso carica troppo i colpi Camputaro, ha voglia di fare, si sa, gioca in casa, vuole fare, ma becca un po' di lucidità, colpisce Fanni in uscita. Capisce bene Camputaro, questa volta trova il tempo necessario, a vuoto di conseguenza Fanni. Uno due di Camputaro di nuovo. Riprendono a sanguinare le ferite di Camputaro, è un peccato. Ha dei segni chiari di diniego Camputaro, ora un troppo basso forse di Fanni. L'arbitro Ceccarini non intende intervenire. E Fanni sicuramente si rende conto di avere a portata di mano una soluzione sicuramente dal punto di vista sportivo non regolare, perlomeno non accettabile sportivamente, ma dal punto di vista pratico di grossa portata, come quella di una sospensione di combattimento per queste ferite di Camputaro. Direi di andare proprio su Camputaro, preghiamo il regista Orti di inquadrare proprio l'angolo di Camputaro, eccolo qui, sentiamo che succede. Ma se non bossi, se tu bossi, va bene, se non bossi, questo c'è il pericolo che si apre tu. Sinistro, un passo indietro, destra e gancio sinistro. Tutte io da sopra, tu.
siamo all'ottava ripresa. Non abbiamo sentito quello che ha detto l'arbitro Ceccarini a Viligiardi. E comincia l'ottava ripresa. Fino a questo momento un incontro in perfetta parità. Nella precedente ripresa una prima parte in favore di Fanni, una chiusura per Camputaro. E attenzione alla testa di Fanni. Tuttavia dovrebbe intervenire l'arbitro. Fanni, ripetiamo, sicuramente non opera volontariamente con la testa in avanti, ma un richiamo seppur verbale di Ceccarini si potrebbe stare, proprio per invitarlo a non esagerare e stare attento. Viene in avanti Fanni, a vuoto ambedue. Vediamo se Camputaro saprà mettere in atto quel quanto gli è stato suggerito all'angolo, colpire e allontanarsi. Il guerriero non ci riesce ad allontanarsi. E lì accetta la lotta, accetta i rischi. Incurante dei tagli al volto. Buono il destro di Camputaro. Fanni gli è addosso, non riesce a scaricare completamente i suoi colpi Camputaro. Fanni risponde colpo per colpo dopo colpo. Incontro cruento, duro. Due uomini coraggiosi sono sul ring di Gioia Sannitica. Due di Camputaro, risponde Fanni. Destro di Fanni in uscita, ancora il sinistro di Fanni. Fanni che appare un tantino più lucido. Camputaro che deve fare i conti anche con i due tagli e forse anche con la voglia di strappare all'inizio, soprattutto davanti alla sua gente. Ora carica in tutte le maniere Fanni. Corpo a corpo tra i due, un testa a testa soprattutto, oltre il corpo a corpo. Sinistro di Fanni sul volto di Camputaro. È in uscita, colpisce a due mani Fanni. È un'ottava ripresa. Forse una leggerissima preferenza per Fanni. Andiamo all'angolo di Fanni, sentiamo. È arrivato Arcari e ti ho spiegato, cioè non cadere sui colpi e rimani in linea, perché il discorso tra Marco Scano e Salvatore Fanni era in pura lingua sarda e non eravamo riusciti a capire bene quanti qui ci sono detti. Intanto il regista Umberto Orti ci ripropone alcune fasi rallentate della ottava ripresa, la precedente. Ricordiamo le immagini della squadra esterna 2 di Napoli e siamo alla nona ripresa di questo incontro per l'europeo, ricordiamo organizzato da Elio Cotena con la fattiva collaborazione del comune di Gioia Sannitica. Ricordiamo che il 22 settembre a Pagliare del Tronto, a due passi da San Benedetto del Tronto, rivedremo all'opera Vincenzo Cantatore, sempre per la organizzazione di Elio Cotena, 22 settembre a Pagliare del Tronto. Ricordiamo che il Cantatore è il massimo italiano imbattuto, una speranza. Ma torniamo alla nona ripresa tra
Caputaro e Fanni. Non c'è un attimo di pausa, non c'è un attimo di tregua neanche nel pubblico presente, e sono tanti, non meno di 3.000 persone sono presenti qui all'interno e all'esterno del tendone, tendone posto per proteggere dall'eventuale pioggia che in questa pazza fine estate, ma anche durante l'estate, ha rovinato un po' i piani, i vacanzieri degli italiani. Tenta di colpire Camputaro. Fanni forse è un tantino più reattivo. Buono il destro di Camputaro, pesante, è uno dei colpi più pesanti e più determinanti dell'incontro questo. Pugno pulito, caricato. Destro poi di Fanni e sinistro ancora di Camputaro. Destro di Fanni, sinistro anche di Fanni, Camputaro risponde. Un incontro straordinario per durezza, per volontà, un incontro cruento. Vediamo, salta addirittura Fanni nel colpire l'avversario, tenta di prendere il sopravvento il pugile sardo, risponde Camputaro, non fa un passo indietro il generosissimo pugile di Gioia Sannitica, che vediamo in difficoltà, scivola poi Fanni. Ripresa durissima questa, continuano a colpire due pugili incuranti dei colpi che reciprocamente devono incassare. E Camputaro è all'occhio sinistro quasi completamente chiuso, colpito ora da Fanni. Non ha risposto questa volta ai colpi Camputaro, Fanni ha legato subito e termina. Termina la nona ripresa. La nona ripresa straordinaria. Un grande combattimento. Ecco, rivediamo alcune fasi. Destro di Fanni. Sinistro poi di Fanni con il destro di Camputaro. Poi va a vuoto il pugile locale. Vediamo ancora un destro di Fanni a vuoto, sinistro di Camputaro, destro di Fanni ancora. E nel contesto di colpi, forse qualche colpi in più l'ha messo Fanni in questa ripresa, tuttavia è difficile dare una preferenza all'uno o all'altro pugile, è arduo. Qui siamo all'angolo di Camputaro, a ogni intervallo riescono a mettergli a posto i tagli e siamo alla decima ripresa. Equilibrio assoluto in questo incontro fino ad ora, ma riprende subito a sanguinare il taglio alla sinistra, sulla sinistra del volto di Camputaro. Destro di Fanni dritto. Nel sottile equilibrio sia tecnico che fisico che psicologico, i due pugili ora cercheranno in queste ultime tre riprese di creare una breccia, l'uno nei confronti dell'altro ovviamente, 1-2 di Fanni. Si allontana Camputaro per tentare di colpire, ma il sardo gli è addosso, non concede spazio, non dà aria ai colpi di Camputaro. Fanni sa che rimanendo attaccato all'avversario riesce anche a impedire allo stesso di colpire, di caricare i colpi. Sinistro di Camputaro, ancora Camputaro, risponde Fanni,
buoni colpi di Dinamite Camputaro, ancora un destro, sinistro ancora di Camputaro, risponde Fanni, sinistro ancora del pugile di casa, sinistro di Camputaro che scuote per un attimo Fanni, ma è un attimo solo, ancora Camputaro che ha trovato un maggior tempismo in questo scorcio di decima ripresa, tenta la reazione un po' scoordinata Fanni, ma è chiaro che è un incontro che si gioca sul filo della parità e sarà ben arduo per i giudici segnare questo titolo, un incontro più equilibrato di quanto non lo sia stato quello di Guspini nello scorso giugno. Io vidi una preferenza per Fagni alla fine, l'incontro fu pari e proprio prima di questo incontro Camputaro si è un po' lamentato nei confronti, ma non c'era quella differenza. Beh, in effetti i giudici hanno visto meglio, ci mancherebbe. Siamo al termine ormai della decima ripresa, un Camputaro più tonico forse in questo round, un Camputaro che forse ha una leggera preferenza in questa ripresa pur non potendola assegnare. Vediamo intanto alcune fasi ripetute, sentiamo l'angolo di Camputaro. Thank you.
non interrompe un attimo di incitare il proprio concittadino. 1-2 di Fanni, risponde Camputaro. E qui è difficile dire chi merita di più. E a testa, attenzione, ancora una testata di Fanni proprio in chiusura di round. Un round che ha visto in chiusura un ritorno di Fanni, ma una iniziale preponderanza di Camputaro. Ecco, vediamo questa serie di Fanni sul finire. Qui è difficile tutto, è molto difficile dare un vincitore quando abbiamo delle preferenze per, diciamo, due preferenze per Camputaro, una per Fanni. Magari poi i giudici non saranno con noi d'accordo, tuttavia è chiaro che è un incontro che potrebbe essere destinato di nuovo alla parità. Entusiasmo alle stelle, mentre direi giudiziosamente le forze dell'ordine, carabinieri soprattutto, vediamo polizia anche, stanno tingendo il ring, che possiamo immaginare quello che accadrà al termine del combattimento. Speriamo che gli sportivi, i concittadini di Camputaro sappiano mantenere un buon equilibrio. Vediamo anche a Finanza schierata a bordo ring, speriamo bene. L'entusiasmo potrebbe creare qualche problema. E siamo alla 12ª e ultima ripresa. Il sopracciglio sinistro di Camputaro continua a sanguinare. Camputaro con un corto gancio sinistro, ancora colpi scambiati dai due pugili. Nel senso che a un colpo dell'uno risponde il colpo dell'altro. Ancora Camputaro tenta il tutto per tutto, poi si ferma, lega Fanni a vuoto, colpisce con la spalla Fanni, sinistro di Camputaro. È chiaro che ancora Camputaro segno, risponde Fanni a vuoto, il pugile di casa. Sinistro l'incontro di Camputaro, destro poi di Fanni, che poi si abbassa. Lega Fanni. Sono due di Fanni che viene avanti. Allora la reazione di Camputaro, eccola qui, non si fa attendere. Due sinistri di Camputaro, ancora sinistro di Camputaro. Colpi pesanti. In questa ripresa meno numerosi quelli di Camputaro, ma più caricati. Tenta il montante Camputaro. Ancora sinistro di Camputaro. Sinistro di nuovo al volto di Camputaro ai danni di Fanni. È il colpo che sta caratterizzando questa 12ª e ultima ripresa. Si getta letteralmente Fanni sull'avversario, non lo trova, a vuoto. Ambedue pugili, scivola Fanni, destro di Camputaro. Ancora Camputaro, butta tutto dentro. Ecco, i due pugili si continuano a scambiare affettuosamente questa volta. Attenzione, colpi. Un incontro straordinario. Un incontro straordinario come intensità. Ed ecco Camputaro senior, porta trionfo il fratello, mentre Marco Scano solleva Fanni.
due guerrieri straordinari. E a questo punto è inutile fare pronostici, la sensazione è che arrivi un altro vedetto di parità a Cotena, eh? Forse un punticino per Cambutale, forse lo vedo, però è equilibratissimo. Sì, un punto forse per quanto fatto in questa ultima ripresa, ma è chiaro che anche Fanni non ha fatto un passo indietro. Diciamo che in questo ultimo round, come pure sul finire dell'undicesima e anche sul finire della decima, Camputaro ha dato qualche cosa in più. Intanto vediamo alcune fasi dell'ultima ripresa questa, ma è chiaro, sono sfumature, come ripetiamo, forse più colpi nell'ultima ripresa da parte di Fanni, ma più pesanti e caricati, più redditizi se vogliamo dal punto di vista pugilistico quelli di Camputaro, ma inutile anticipare. Attendiamo il verdetto dei giudici. Scasso di Padova, Poppi di Ferrara e Barrovecchio di Roma. Aspettiamo un momentino il verdetto. Vi sono notevoli discussioni. C'è un incontro di parità, potrebbe essere un risultato corretto. Se vi deve essere un vincitore, potrebbe essere Camputaro, proprio in virtù di qualche cosa in più fatto sul finire della decima, undicesima e soprattutto nel corso della dodicesima ripresa. Ma vediamo, comunque a questo punto è difficile, veramente difficile. Sentiamo il verdetto. Ecco lo speaker, Ezio Mattioli, prega silenzio, silenzio perfetto. Barrovecchio di Roma, 115 Fanni, 115, Camputaro, e qua si va sulla parità per Barrovecchio. Poppi di Ferrara, 113 Fanni, 115 Camputaro, due punti per il giudice Poppi. Sentiamo Scasso di Padova, 114 Fanni e Camputaro è il nuovo campione europeo dei pesi mosca. Fanni si va a complimentare e Fanni che va a sollevare il suo avversario cavallerescamente. Beh, un punto e due non ci sono, non li vediamo. Un punto, chi lo sa, probabilmente sì, proprio per quanto ha fatto vedere nel finale da Camputaro. Ora tentiamo